Buonasera e bentrovati con la puntata numero 13 di Sportivamente, come ogni mercoledì qua dal Circolo Tennis Giotto, per la trasmissione che parla dello sport a retina 360 gradi. Anche in questa puntata avremo ospiti molto interessanti, andremo a approfondire con appunto i nostri ospiti le rispettive discipline, parleremo anche di socialità, di beneficenza, ma insomma non vi anticipo troppo. Come di consueto vado a dare il ben ritrovato al mio abituale compagno di viaggio Riccardo Buffetti. Buonasera Andrea, bentornato e buonasera a tutti. E allora Riccardo, settimana scorsa hai anche annunciato quello che era stato, no, il contest per il nostro ultimo mese. Si ricomincia, giusto? Esatto, perché potete già inviarci attraverso i nostri social Facebook e Instagram i nominativi per quanto riguarda lo sportivo, la sportiva e l'associazione del mese di gennaio, di febbraio, scusate, che poi verrà votata nella prima settimana del mese di marzo, del mese prossimo. Quindi due settimane di tempo ancora per raggruppare tutti i nominativi e poi si partirà per una delle ultime votazioni in attesa di quella finale. Vabbè, e continuate ovviamente a votare, numerosissimi, come state facendo. Allora, entriamo nel vivo di questa nostra puntata numero 13. In apertura, in questo primo blocco, io do il benvenuto, per lui la prima volta nella nostra trasmissione, a Riccardo Boncompagni, che è uno degli amministratori, fa parte del consiglio di amministrazione proprio del Circolo Tennis Giotto. Buonasera Riccardo. Buonasera. E allora, abbiamo avuto spesso ospiti del Circolo Tennis Giotto nella nostra trasmissione, abbiamo parlato di solito prettamente del lato sportivo, però l'abbiamo detto, no? L'anima del circolo è anche quella sociale, che si unisce a quella sportiva, e con Riccardo ovviamente affronteremo proprio queste tematiche. Allora, intanto Riccardo, siamo diciamo nella prima parte dell'anno, però il circolo è sempre in continuo movimento, diciamo che non si ferma mai praticamente. Ecco, in queste settimane che tipo di eventi avete già messo in piedi e quali saranno i prossimi appuntamenti? Poi parleremo anche della beneficenza e di tante altre iniziative che portate avanti. Allora, il circolo sta già preparando ovviamente la festa di Carnevale, che è alle porte, e dopo abbiamo altre iniziative molto interessanti. Sarà l'11 marzo, quando porteremo i nostri soci al Museo Archeologico di Arezzo, all'anfiteatro, e lo porteremo a fare una visita molto particolare. Quindi noi cerchiamo sempre di inventarsi qualche cosa di sempre più attrattivo, importante. Assolutamente, tra l'altro poi insomma ci saranno anche alcuni eventi ormai tradizionali, come per esempio la 24 ore. Sì, oltre questi due eventi abbiamo il torneo sociale alle porte, e abbiamo nell'estate la 24 ore per la nostra beneficenza, e poi ovviamente andiamo al Foro Italico, ci sono già un pullman l'11 maggio, andiamo al Foro Italico, agli internazionali, e poi al Milano Marittima, dove mezzo circolo si sposterà e per giocare, per divertirsi tutti insieme. Ecco, il 2022 è stato per il tennis giotto un anno importante, ricco di eventi per insomma il suo anniversario importante. Come sarà il 2023 a livello di eventi del circolo? Li abbiamo già visti, sono già iniziati, alcuni li hai già elencati, e come si fa a dare continuità poi agli eventi dopo un anno importante come quello dell'anno scorso? Ci vuole passione, ci vuole tanta passione. Per fortuna siamo un gruppo molto unito, il circolo ci segue, però alla base di tutto ci vuole tanta passione e amare questo circolo e cercare sempre di tenerlo vivo. In questo momento non troviamo le quote per diventare soci, quindi è una spia che stiamo lavorando bene, siamo contenti. Tra l'altro anche lo scorso anno, quando abbiamo avuto ospite proprio il presidente Luca Benvenuti, no? Lui più volte ha sottolineato il modello Giotto, sia chiaramente per quanto riguarda l'aspetto sportivo, quindi le promozioni con le prime squadre conquistate lo scorso anno e tanti anche risultati a livello giovanile, però ha sempre come dire, sottolineato questa doppia anima, come anche il corpo sociale poi sia di supporto alla parte sportiva. Ecco. Sì, noi vogliamo seguire l'attività sportiva con tutte le nostre squadre, i nostri atleti, e i risultati arrivano. Però dall'altra parte poi vogliamo anche che il socio normale venga al Giotto per rilassarsi e per trovare amici, ed estate poi diventa un grande villaggio, il circolo è molto bello.
E tutto questo poi nei vari eventi cerchiamo anche la beneficenza, cioè vogliamo portare anche qualche cosa al sociale. E quindi in questo ambito, ecco, quali sono state un po' già le iniziative che avete effettuato e quelle che avete in cantiere sull'ambito della beneficenza? Ma è stata molto simpatica la tombola della Befana e abbiamo raccolto diversi euro per da donare al Calcit, allo scudo, e siamo rimasti molto contenti. La beneficenza della 40 ore ha portato al reparto di neonatologia di Arezzo un bel assegno. E tutto quello che noi facciamo cerchiamo poi di metterci anche un pizzichino di beneficenza per cercare di aiutare chi ne ha bisogno. Questo è un discorso anche sociale per il territorio aretino e per i soci che vengono coinvolti, no? A 360 gradi su quelle che sono le iniziative del Circo Tennis Giotto, non solo sportive ma appunto solidali e sociali che riguardano Arezzo. Certo, puntiamo molto su questo, puntiamo molto su questa è la nostra linea e la vogliamo proseguire. Sì. Circo Tennis Giotto che è sempre più eco green, perché abbiamo insomma borraccia ecosostenibile. Noi andiamo piuttosto fieri di questa cosa qua, perché più volte nel corso dell'anno abbiamo presentato anche i nostri gadget. Insomma, vedere comunque una borraccia ecosostenibile promossa dal Circo Tennis Giotto è una cosa che porta forse avanti il circo rispetto anche al contesto generico dell'Italia. Sì, queste sono due delle tante altre nostre cose green. Quindi la borraccia, i nostri ragazzi della scuola tennis non portano più la bottiglina da buttare, ma portano la loro borraccia Giotto e la riempiono e la riusano, quindi è molto green. E l'altra è una bella novità della Wilson, questa è la confezione di carta riciclata, le palline sono più resistenti, quindi se ne butta via meno, perché noi abbiamo cesti e cesti di palle che comunque non è tanto ecologica la cosa, quindi cerchiamo di inventare. In questo caso la Wilson ci ha dato una grossa mano. Ecco, tra l'altro un altro aspetto che possiamo vedere, notare entrando al circolo è anche la panchina rossa, no? Un'altra iniziativa, abbiamo parlato prima di beneficenza e di attenzione magari a chi ha bisogno, anche il tema, no, della violenza di genere sulle donne è comunque un altro tema molto, molto delicato. Ecco, in che modo e cosa vuol significare questa panchina rossa all'interno del circolo? È stata la nostra idea, abbiamo voluto mettere questa panchina rossa proprio all'entrata del ristorante, del clubhouse, e gli abbiamo fatto una bella dedica, una bella targa, diciamo, e vogliamo che in questo ambiente in cui tutti si ride, tutti si scherza, tutti si gioca, però ci sia quel tocco di riflessione su un argomento che ci sta molto a cuore, quello della violenza sulle donne. Purtroppo basta aprire il telegiornale e i giornali e le notizie sono sempre brutte, e quindi niente, è una piccola pillola, diciamo, di riflessione all'interno di un ambiente sportivo dove ci sono tante persone, tante donne, tanti ragazzi, e quindi pensiamo che possa essere un bel segnale. Questo è anche un segnale di cultura legato anche, insomma, entrando qua dentro si vedono anche tanti piccoli sportivi, piccole sportive, no? Sì, può essere anche un segnale di crescita per loro che comunque hanno dei valori all'interno del luogo in cui praticano sport. Certo, noi vogliamo trasmettere i valori con lo sport e anche con l'esempio, quindi all'interno del circolo i maestri stanno molto attenti ai ragazzi e nei nostri eventi cerchiamo sempre di dare un certo messaggio positivo, e la beneficenza stessa lo trasmette. Assolutamente. Ecco, guardando anche al futuro, diciamo, non strettamente legato a questo 2023, ecco, quali sono un po' anche i macro obiettivi che insomma il consiglio si è dato anche in questo mandato che state svolgendo, tenendo conto che comunque in questi anni insomma il Giotto è diventato già un punto di riferimento, no? Sì. Non solo a livello toscano ma anche a livello nazionale. Ecco, qual è il prossimo step? Sì, noi siamo ambiziosi, vogliamo crescere. Purtroppo ci siamo dovuti un po', abbiamo dovuto mettere nel cassetto un po' di sogni perché le bollette, gli aumenti energetici ci hanno un po' piegato. Ecco, sono cifre pazzesche. Quindi abbiamo dovuto mettere nel cassetto qualche nostro sogno. Però appena finita questa emergenza ripartiamo e abbiamo
diversi progetti in ballo sia come struttura sia come maxi eventi, quindi ospitare dei tornei sempre più importanti o... Non ci fermiamo, ecco, siamo ambiziosi. Qualche settimana fa c'è stato anche il tennis in carrozzina, un evento sì, che bellissimo, sicuramente, bellissimo. Esatto, raccontiamo un po' anche ai nostri amici che ne abbiamo parlato, l'abbiamo presentato, ma poi non abbiamo avuto modo di riraccontarlo, insomma un evento ben riuscito alla fine. Sì, è stato molto molto bello, è stato molto bello vedere questi ragazzi che sono atleti comunque, che hanno fatto delle partite tiratissime, però poi dopo si abbracciavano e un bel pubblico, parlare con loro è saggezza, perché sono ragazzi che facevano sport e hanno dovuto modificare il loro modo di vivere, però è stato veramente una bellissima cosa e complimenti da tutti, perché poi sono rimasti qui a pranzo, a cena, abbiamo parlato con loro, insomma siamo molto contenti e credo che sia stata una bellissima cosa e probabilmente la rifaremo d'estate, con i campi all'aperto e con più ragazzi. Questa è comunque una anticipazione importante che Riccardo ci ha dato, e credo che questo evento sia un po' proprio la sintesi perfetta di quello che dicevamo prima, non l'anima sportiva è quella ovviamente sociale del circolo tennis Giotto. E allora Riccardo, noi siamo arrivati in conclusione di questo nostro primo spazio, però prima di salutare Riccardo Boncompagni ricordiamo quello che è un omaggio da parte dei nostri. Sono tornate le borracce ecosostenibili targate Blue Fast che insomma gli ospiti sportivi riceveranno al termine del loro spazio in ogni puntata, insieme alle penne USB targate sempre Blue Fast e alle sacchette Blue Fast Teletruria e chiaramente con il logo di Sportivamente. Ovviamente auguriamo questo nostro momento omaggiando appunto Riccardo Boncompagni assolutamente grazie, e il circolo tennis Giotto di questo omaggio. Grazie e in bocca al lupo ovviamente per tutte le iniziative che avete in cantiere. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi seconda parte di Sportivamente. Seconda parte di Sportivamente, sempre qua dal Circolo Tennis Giotto, dopo aver parlato di tennis nel nostro primo spazio, adesso apriamo una pagina di atletica, anche perché sono venuti a trovarci nuovamente, erano già stati nostri ospiti anche nelle scorse edizioni, gli amici dell'Alga Atletica Arezzo, e questa sera abbiamo il piacere di avere l'allenatore dei salti Marcello Sadocchi. Buonasera Marcello. Buonasera. E insieme a lui Federico Rubechini, che è appunto atleta dell'Alga Atletica Arezzo, proprio di salto in alto. Buonasera, ciao. Grazie anche a te Federico di essere nostro ospite. E allora intanto partirei proprio da Federico, perché hai partecipato recentemente ai campionati italiani junior, hai ottenuto un quinto posto nel salto in alto. Ecco, partiamo da qua, insomma, sei soddisfatto di questa tua prestazione, di come sono andati questi campionati italiani? Allora sì, sono abbastanza soddisfatto, non posso sicuramente lamentarmi di un quinto posto agli italiani, quindi sono sicuramente soddisfatto, però appunto la gara è stata dettata da qualche dolore, qualche infortunio qua e là, quindi un po' di ripensamenti, avrei voluto gareggiare al massimo delle mie potenzialità, però ovviamente sono contento per un quinto posto italiano. Ecco, tra l'altro il salto in alto è una disciplina che sollecita molto, no? Tendini, muscoli, quindi non è sempre facile essere al 100%, no? Assolutamente sì. Ecco, volevo coinvolgere subito anche Marcello Sadocchi, appunto, invece dal punto di vista dell'allenatore, ecco, com'è andata questa prova all'italiano di Federico e insomma tecnicamente che gara è stata? Intanto è stata una gara molto di un livello molto alto, perché quello che ha vinto ha fatto il record italiano. E quindi 2,21 è un risultato straordinario, ovviamente. Per quanto riguarda Federico invece direi che 1,98 è una misura che non ci soddisfa, ovviamente, anche se Federico l'ha ottenuta riuscendo a superare dei dolori che insomma negli anni ci hanno un pochino ridotto le possibilità di fare dei risultati. Ricordo che Federico ha fatto 2,07 due anni fa, nel momento in cui l'ha fatto era allievo come categoria, quindi under 18, ed è un risultato veramente straordinario per un'età di quel tipo lì. Noi abbiamo
stiamo cercando di raggiungere di nuovo questi livelli, perché per un anno e mezzo è stato praticamente fermo per un infortunio. Ecco, tornando a Federico, vorrei, cioè, spesso quando presentiamo gli atleti alle persone che stanno a casa, cerchiamo di fargli raccontare come sono avvicinati a questa disciplina. Per quanto riguarda la tua storia, invece, come sei avvicinato al salto in alto o all'atletica leggera in generale? Allora, io il primo ricordo che ho con l'atletica è stato alle scuole medie, quando la mia professoressa mi fece provare il salto in alto, e da lì è stato subito amore a prima vista. Non ho mai smesso fino appunto ad adesso, e non ho intenzione di smettere. Quindi questo è stato il mio primo approccio a quello che è l'atletica, a quello che è il salto in alto in particolare. Cosa ti ha colpito di questa disciplina? Prima cosa, sicuramente quando ho iniziato a guardare atleti di alto livello come Tamberi, Barshim, che sono adesso i miei idoli, e appunto quando ero piccolo, che ancora non riuscivo a, magari a capire che avrei potuto fare qualcosa di simile anch'io, e sicuramente quando ho iniziato a guardare loro ho pensato anch'io voglio fare così, e quindi è stata una passione che mi sono portato avanti nel tempo fino ad adesso. Marcello, può aver, diciamo, lo spettacolo mediatico offerto anche a Tamberi, no? Medaglia d'oro. Certo, assolutamente. Aver aiutato anche i ragazzi ad approcciarsi ancora di più al salto in alto? Sì, sicuramente sia Tamberi che Jacobs hanno fatto in modo che, insomma, che la nostra società avesse molti iscritti, ovviamente questo è evidente. Poi per quanto riguarda l'approccio ad una specialità particolare, naturalmente bisogna essere abbastanza grandi, diciamo intorno a 13-14 anni, per vedere che attitudini, quindi ancora diciamo che questo effetto si deve manifestare per bene. Sicuramente i numeri, grazie appunto a questi atleti, sì, ci sono, e quindi arriveranno anche altisti in seguito. Ecco, ricordiamo, insomma, Federico, questo quinto posto al campione italiano juniore, sei comunque anche campione toscano, giusto, in carica, quindi anche questo successo importante. E quali sono adesso i prossimi obiettivi per questo 2023? Allora, il primo obiettivo dopo gli italiani è stata sicuramente una piccola pausa di recupero, sempre ovviamente condita con fisioterapia e terapie varie, per comunque, ricordo che sono infortunato, quindi pausa sicuro non ci può essere al 100%. Ne approfitto per ringraziare anche il mio fisioterapista, che vado qua al Vertex, Marco Bivignanelli, che tutto quello che ho fatto senza di lui alla fine non sarebbe stato possibile, quindi comunque lo ringrazio, è anche merito suo. E la prossima idea che abbiamo con anche il mio allenatore saranno sicuramente gli italiani outdoor, dove spero e vorrei poter riuscire a gareggiare senza alcun tipo di dolore. La vedo dura, ma spero. E appunto sono questi, che è la gara più importante dopo quella che ho fatto, e voglio farla al meglio delle mie potenzialità per poter dare tutto lì. Proprio su questo volevo coinvolgere proprio Marcello Sadocchi, più in generale, al di là, diciamo, di quello che saranno i prossimi appuntamenti della stagione di Federico, anche, insomma, no, dei salti, per quanto riguarda il settore salti dell'Alga Atletica Arezzo. Chiaramente c'è stata la stagione indoor, adesso poi si inizia a preparare anche quella, come diceva Federico, all'aperto. Ecco, qual è il programma delle prossime settimane, dei prossimi mesi? Allora, intanto la stagione indoor ancora non è finita, perché c'è Anna Visibelli che questo fine settimana gareggia ad Ancona, campionati assoluti, che sono naturalmente la gara più importante dell'anno, e quindi vediamo cosa succede lì. Nel salto in lungo c'è stato Nicola Scavagni, che ha purtroppo avuto sfortuna lo scorso fine settimana con una gara viziata da tre nulli. Purtroppo succede nei salti in estensione, questa è una cosa che, insomma, può capitare. Dalla settimana prossima noi ricominciamo la preparazione di carico, diciamo così, che ci porta grosso modo a maggio a ricominciare con l'outdoor, e ci saranno le gare più importanti a giugno, che sono sempre i campionati italiani, insomma, di categoria o assoluti. Tappando le orecchie a Federico, dove può arrivare col suo potenziale secondo te? Allora, il nostro sport è un... No, lui non sente.
richiede una grande sensibilità nei salti, ma un po' dappertutto, un po' in tutte le specialità, però nei salti naturalmente questa sensibilità si è viziata da una resistenza perché c'è stato un infortunio, è ovvio che non si manifesta appieno, per cui naturalmente noi cerchiamo appunto di provare a fare qualche gara senza dolori. Se lui fa delle gare senza dolori e riprende il cammino appunto come dicevo prima, che naturalmente cioè non, a quel punto lì non prevede misure con l'uno davanti ovviamente, e quindi non si sa, certo, più di quello che ha fatto 2 anni fa sicuramente, no assolutamente, certo. Federico, l'atletica non è uno sport individuale, però comunque insomma siete all'interno di una società, con ti alleni con ovviamente anche altri compagni, ecco, come descriveresti insomma lo stare all'interno di una società di atletica, magari anche a dei ragazzi, bambini che ci stanno seguendo e che magari sono interessati a provare? Allora, sicuramente dico che l'ambiente che ha l'atletica è un ambiente bellissimo, cosa che fa concorrenza a molti altri sport, devo dire. L'ambiente che c'è in quella che è l'atletica è veramente bello, e questo è un motivo anche per cui mi sono innamorato di questo sport. L'ambiente, non solo ovviamente le gare, il risultato e la gara con se stessi, ma anche appunto la vita che è proprio l'atletica. E sicuramente un messaggio per i ragazzi che ci stanno ascoltando è di provare appunto a vivere questo ambiente, perché come ne sono rimasto innamorato io potrebbero benissimo innamorarsene anche loro, quindi è sicuramente un invito a provare, non costa nulla provare, quindi è sicuramente un invito a farlo. Un amore che poi rimane tutta la vita, rimane, quindi dopo aver fatto ovviamente gli atleti si può passare, si deve passare puntualmente, sì, a trasmettere quello che si è fatto anche a... Sì, sì, io ho fatto una pausa un po' lunga, devo dire la verità, prima di cominciare ad allenare. Da atleta fino a 20 anni, ma poi non ce l'ho fatta e intorno ai 50 anni ho cominciato ad allenare. E sì, questa è una cosa che non ci lascia mai, tant'è che anche le amicizie stesse che continuano nel tempo sono quelle degli anni in cui si faceva atletica insieme a quelli che ora sono i nostri amici da 40 anni, insomma. Siamo quasi in conclusione, però Marcello, più in generale, abbiamo parlato, no, del fatto che magari i successi di Tamberi, Jacobs hanno avvicinato ragazzi anche all'atletica, ovviamente in questa, il nostro territorio, la vostra società. Ecco, oggi quanti sono i tesserati dell'Alga? Insomma, voi siete una società, diciamo, storica di Arezzo, un punto di riferimento per l'atletica, ecco. Però negli anni insomma c'è sempre, no, da andare avanti, perché insomma c'è stato il Covid, certo, tante situazioni, comunque ecco, siete sempre sulla breccia. Qual è un po' il segreto? Per quanto riguarda il periodo del Covid siamo stati abbastanza fortunati rispetto agli sport di palestra, certo. Ovviamente il nostro è stato avvantaggiato, perché sì, abbiamo avuto ovviamente un calo, specialmente nei bambini, perché non era possibile fare certe attività, però non come altri sport al chiuso, che chiaramente si sono fermati completamente. Per gli atleti di livello sostanzialmente non c'è stato assolutamente nessun problema, noi abbiamo continuato a lavorare. Adesso, dopo il Covid, naturalmente i ragazzini, diciamo così, iscritti sono veramente tanti. Ora io non ho i numeri, però credo più o meno che siamo intorno a 200-250 tesserati per quanto riguarda i corsi. Poi naturalmente il settore agonistico è un altro discorso, e volevo dire una cosa, che Federico gareggia per una società di Firenze, che è la Firenze Marathon, con cui abbiamo un accordo, però naturalmente cioè, loro sono sempre dell'Alga, ecco, sì. La sostanza è questa. Assolutamente sì. E allora siamo arrivati in conclusione anche di questo nostro secondo spazio. Ringrazio Marcello Sadocchi e Federico Rubechini. Grazie, ovviamente bocca al lupo a Federico. Grazie. E anche a Marcello per il proseguo di questa stagione. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi terza ed ultima parte di Sportivamente.
Terza parte di Sportivamente, come consuetudine nella nostra trasmissione, riserviamo sempre un blocco al calcio dilettanti. Torniamo a parlare del campionato di promozione, perché sono venuti a trovarci, sono tornati alcuni rappresentanti della Sansovina. Allora io do il benvenuto a Simone Giustini e al capitano Matteo Pascucci. Buonasera. Buonasera. Ciao ragazzi, grazie di essere nostri ospiti. Allora, Riccardo, prima di entrare nel merito di quello che è l'attualità nel girone D di promozione, andiamo a vedere i risultati della classifica dopo l'ultimo turno. Sì, si è disputata la 19ª giornata nel campionato di promozione girone D. Andiamo a vedere cosa è successo nell'ultimo weekend. Partiamo dal Sansovino, che ha battuto in casa 1-0 il San Quirico grazie al gol di Bastianelli al 15° del secondo tempo. Lucignano Subiano 1-0, Torrenieri batte 3-0 in casa del Leonardo Badesse Calcio. Poi il derby fra Montagnano e l'Alberoro va al Montagnano 1-0, vince grazie al gol di Mazzoni. Poi vittoria esterna del Casentino Academy 3-1 contro il Pienza e vince l'asta 2-1 contro il Pratovecchio Stia. Ha riposato per questo turno il Montalcino. Leggiamo la classifica nata da questi risultati, che vede in testa sempre lo Sport Club Asta con 39 punti, secondo il Sansovino che insegue con 35, poi Torrenieri 27 punti, Casentino Academy e Montalcino chiudono la zona playoff con i loro 25 punti, Montagnano Alberoro 23, poi centro classifica, Badesse 22, Lucignano 20, zona playout per il Subiano e il Pienza con 18 punti, a 17 invece zona retrocessione diretta il San Quirico e ultimo il Pratovecchio Stia con 13 punti. Allora, partiamo da quella che è l'attualità, parto da Matteo, insomma, una vittoria di misura, chiaramente era importante, no? Comunque vincere anche per tenere il passo dell'asta. Sì, una vittoria importante, ieri è stata una partita tosta come tutte quelle del girone, il primo tempo è finito sullo 0-0, partita soprattutto a centrocampo, dopo nella ripresa abbiamo trovato il gol con Bastianelli e ci ha portato i 3 punti che sono fondamentali. Ecco, Simone, ti chiedo anche a te un giudizio sulla partita di ieri e anche sul momento della Sansovino, come momento del campionato. Sì, allora, il momento siamo in fiducia adesso, soprattutto dopo aver vinto 2 settimane fa lo scontro diretto contro l'Asta, che ci ha ridato morale, perché se non avessimo vinto quello sarebbe stata davvero molto, molto dura. E ti ripeto, siamo in un buon momento, stiamo recuperando tutti gli infortunati, siamo a pieno organico e quindi noi fino all'ultimo daremo battaglia a quest'asta che è veramente agguerrita. Matteo, Sansovino è ancora imbattuto e questo è un dato statistico molto importante, no? Perché l'asta, per esempio, ne ha perse 2, segno che da qui, insomma, è vero che dipenderà tutto al momento della formazione capolista, però il Sansovino inseguirà fino all'ultimo la possibilità di poter raggiungere il primo posto. Sì, diciamo che ci siamo un po' fermati nei 4 pareggi di fila nel girone d'andata. Però credo che il campionato prenderà una giusta piega nelle ultime giornate, quando si affronterà Subiano, Montalcino e anche Lucignano. Ecco Simone, rimarrei con te parlando, insomma, del Subiano. Tu hai militato nella formazione casentinese nel corso della tua carriera, che effetto fa ritrovarsi di contro e soprattutto vederli in una posizione classifica non molto consona, visto che avevano costruito la squadra, le ambizioni di questa stagione erano per cercare di lottare per i playoff. Sì, mi meraviglia molto, non l'avrei mai detto ad inizio stagione che si sarebbero ritrovati in una situazione del genere a poche partite, tra l'altro dalla fine, perché ci manca 7 partite e non sono tantissime, punti non sono tantissimi. Probabilmente credo che magari si sono ritrovati con la rosa un po' corta, e mi auguro che riescano ad uscire da questa situazione, perché si fa dura. Oltretutto ci hanno in calendario ancora di giocare con noi e con l'asta, quindi ora diciamo non è, no. Però dai, speriamo che riescano ad uscire da questa situazione. Ecco, volevo tornare da Matteo per chiederti, ecco, se voi vi aspettavate, insomma, un'asta così tenace là davanti, insomma, che vi potesse dare così tanto filo da torcere, anche perché se poi guardiamo la classifica, insomma, dietro le prime due c'è praticamente un solco importante. Sapevamo che l'asta era una squadra sicuramente organizzata, non pensavamo fino a sto punto, perché noi abbiamo comunque sia una rosa molto valida, lo sappiamo benissimo,
però a sto punto dobbiamo fare complimenti all'asta, perché è lassù, ha perso solo due partite, due gare, e quindi si spera che magari un mezzo passo falso facci, noi siamo pronti a raggiungerli, ecco. Lo scorso anno, insomma, anche la Fonte Belverde, insomma, ogni campionato ve lo dovete sudare da questo punto di vista. Ecco, vi chiedo, chiaramente lo scorso anno eravate partiti in prima categoria nettamente con i favori del pronostico, avete mantenuto poi quello che era, diciamo, l'obiettivo anche quest'anno, nonostante siate una neopromossa in promozione, però le ambizioni ovviamente non sono state mai nascoste. Come si gestisce anche, insomma, all'interno dello spogliatoio la pressione, dove sempre dimostrare comunque di vincere, perché tutti si aspettano, no? Una Sansovino vincente. Sì, tutti se l'aspettano, ma dentro lo spogliatoio cerchiamo di tra virgolette di ridere, di scherzare e non pensare alle pressioni che abbiamo, anche perché altrimenti sarebbe dura andare a giocare tutte le domeniche con la paura di dover fare il risultato per forza. Quindi la viviamo con serenità e niente. Simone, parlando invece del livello del campionato che hai trovato, ora siamo quasi siamo oltre la metà delle giornate disputate in questo campionato di promozione, ti aspettavi un livello molto equilibrato come quello che stiamo vedendo, oppure e anche a livello di campo, che tipo di avversari avete trovato? Allora, sicuramente il campionato è molto molto livellato, nel senso che non c'è nessunissima partita con risultati scontati, perché comunque ogni squadra quei 4-5 giocatori di livello ce l'ha, e quindi diventa difficilissimo anche andare a giocare con l'ultima in classifica, sia in casa che fuori casa. Visto, noi ieri abbiamo vinto 1-0 di misura contro una squadra che era, mi sembra, terz'ultima, penultima, insomma, quindi siamo lì, ce le giochiamo sempre fino alla fine. Poi con noi le squadre, giustamente dico anche io, vengono tutte agguerrite, ma questo non ci fa altro che piacere, cioè avvale il nostro valore, diciamo. Il discorso che facevamo prima, no? Giustamente contro la Sansovino tutti vogliono comunque dare quel qualcosa in più. E in questo finale, Matteo, al di là chiaramente di provare per voi a vincere più partite possibili, sperando in qualche passo falso nella capolista, ecco, cosa può fare la differenza? Simone diceva adesso siamo in fiducia, è una questione di testa, avete recuperato comunque gli infortunati, cosa può avere in più la Sansovino in questi ultimi 2 mesi e mezzo? Ma sicuramente già essere a piano organico è una soluzione molto buona. Non siamo mai stati tutti dall'inizio del campionato, più comunque sia risultati positivi portano a risultati positivi. Ogni domenica cerchiamo di scendere in campo cercando di vincere, e la partita dopo di rivincere fino a che finisce il campionato e che l'asta, se spera, perda punti. Matteo, tra l'altro, guardando un po' il vostro calendario, finirete febbraio con una trasferta in Casentino e il derby contro l'Alberoro, due gare delicate perché il Pratovecchio è ultimo, ma ha ricambiato allenatore recentemente, e poi i derby non si sa mai quello che può succedere. Io sono sempre per ragionare partita per partita, perché Pratovecchio so che ha dato un filo da torcere anche all'asta. Andiamo là da loro, è un campo difficile, piccolo, quindi sarà una guerra. Poi dopo il derby a Storia Sé e poi dopo andiamo a Badesse. Sono tutte partite molto molto difficili, ecco. Sì, c'è una curiosità che forse non tutti sanno, che abbiamo lo stesso calendario dell'asta, cioè l'asta gioca la partita prima con quella che ci giochiamo dopo, quindi spesso li troviamo che sono annientati perché hanno perso con l'asta e quindi sono ancora più agguerriti, però va bene così. Aumenta il livello di difficoltà, ma insomma chiaramente come dire, è uno stimolo in più anche per poter far bene. E, chiaramente più in generale, insomma,
La Sansovino comunque è una realtà importante, noi abbiamo parlato spesso anche con, abbiamo avuto qualche volta ospite anche il presidente Iacomoni, insomma anche per voi è chiaro, è sempre un campionato dilettantistico, però insomma c'è anche il prestigio di giocare, no? in una società, certo, sì, importante. Siamo molto, molto fieri di giocare in una società che sta strutturando un sacco di cose in maniera molto importante. Io credo che comunque sia all'interno della società si vuole vincere subito, però ci sia quella consapevolezza che facendo le cose in questa maniera, strutturando le cose così, se non è quest'anno è l'anno prossimo o quello dopo ancora, ma alla fine la realtà Sansovino sta venendo fuori e si affermerà come una delle migliori della provincia. Questo è quello che penso. Aggiungerei anche è circondata di persone che hanno voglia di dedicare del tempo alla Sansovino e quindi vogliono far di tutto perché la Sansovino torni alle categorie importanti. Assolutamente. Allora, noi siamo arrivati, Riccardo, in conclusione anche di questo nostro terzo spazio, di questa nostra 13ª puntata. Io ringrazio Matteo Pascucci e Simone Giustini, ovviamente in bocca al lupo. Grazie per queste sette partite, per questa volata finale all'inseguimento dell'asta. Riccardo, però prima dei saluti ricordiamo anche gli appuntamenti social con Sportivamente. Sportivamente potete rivederla sui social della trasmissione dal giovedì, quindi dopo le prime messe in onda su Tele Etruria. E proprio sui social potete anche inviare già i nominativi per quanto riguarda la prossima votazione dello Sportivo Associazione del mese di febbraio. Vi ricordiamo che la votazione avverrà poi nella prima settimana di marzo. E allora io ovviamente ringrazio Video Più per le riprese e la regia. Sportivamente torna tra 7 giorni.